senza niente, nudi come verme. Qui ci dice, ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da venti forti, sono guidati da un piccolissimo timone, dovunque vuole il timoniere. Il timoniere ha dato un flash, Gesù. Io e Gesù no. Da chi voi volete essere dirette? A chi affidate la vostra vita? A quale simbolo? A quale idolo? Voi state affidando la vostra vita, pace, fratello Salvatore. Ti sto aggiungendo. Se noi affidiamo la nostra vita a questo timoniere che è Gesù Cristo, la nostra nave fa un viaggio bellissimo. Un bellissimo viaggio in compagnia del nostro timoniere, che è Gesù Cristo. E stasera, in questa parola Giacomo, capitolo 3, dal versetto 5, ci dice ancora qualcos'altro. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco, incendi una grande foresta. Qui ci fa capire come un accendino oppure un fiammifero può bruciare una grande foresta, una casa oppure una città, dipende il vento. A che velocità è? Può rassestare una popolazione intera a bruciarla. Dipende a che velocità è il vento che trascina il fuoco ovunque c'è legna. La legna, in questo caso, ci raffiguriamo noi. Il fuoco lo possiamo raffigurare a qualcuno che ci vuole distruggere. Vediamo se ci arrivate. Qualcuno che ci vuole annientare. Viene e accende un fuoco sulla nostra vita, sulla nostra casa, sul nostro edificio, sui nostri villaggi, sulle nostre città, sulla nostra isola. Sulla nostra Italia.
su tutto il mondo, è capace. Ad distruggerci, ma tutto sta a noi, se noi siamo preparati e non dormiamo. Noi non appena sta accendendo il fuoco lo spegniamo con i dardi della parola di Dio. Va retro, Satana! E lui scappa. Lo vedo scappare io in questo momento come l'ho sgridato. Con la coda tra le gambe. Sembra come una scimmia. Uno scimpanzé. Sta a voi. Bruciare, ardere nella vostra vita o consacrarvi a Gesù. Per consacrarsi a Gesù non ci vuole niente, ci vuole che abbandonate i vostri pensieri carnosi e cambiate direzione. Quale? La più bella, l'amore di Dio, la pace eterna, quella melodia che nessuno può avere. Nessuno, solo chi si dà a Dio e a Gesù con tutto i suoi sensi, con tutto il suo amore, con tutta la sua meravigliosità. E stasera ci dice questo, così anche la lingua è un piccolo membro. Noi la nostra lingua la dobbiamo usare solo per mangiare, per masticare e ammorbidire il cibo, ma per parlare la dobbiamo controllare. Guai se noi quando parliamo diciamo cose che non dobbiamo dire, che dobbiamo pentircene amaramente. E allora quando siamo soli progettiamo la nostra vita, cos'è che vogliamo fare domani mattina, io vi do qualche indicazione. Certamente ci possono essere degli intoppi. Sapete perché? Perché quello che è scappato poco fa, con la coda in mezzo alle gambe, Freddy dice, i miei follower crescono, grazie a Dio. E vediamo quanto ne hai fatto. Vediamo quanto ne hai fatto. Mamma mia, 258 ce n'ha, oh! Ma Dio ti ha benedetto. Guarda che tu hai fatto quasi di più di 120. Sentiti meravigliato, fratello, meravigliato, sentiti meravigliato, Gioia. Avete visto che mi ha ascoltato così. Se voi mi ascoltate, fate come il fratello Freddy Mercurio, che già a momento a 300 è. Se lui continua così,
Dopodomani lui sale con il microfono, con la foto, a parlare qua. Bravo, bravo. Guarda che ogni giorno puoi salire 120 amici follower. 120, 60 la mattina e 60 la sera. Anche che cominci il pomeriggio non ha importanza. Dopo 2 ore e mezza puoi iniziare gli altri 60. Se li inizi prima, invece di 60 ti dà quelli che si sono ammucchiati. L'orario è dopo 2 ore e mezza, si concludono 60 di nuovo. Ma se incominciate prima, 10, 20, 30. E allora, no, non giocate con il telefono. Finite, guardate l'orario, fra 2 ore e mezza, di nuovo ci andate di nuovo e aggiungete altri 60. E qui, ritornando alla parola, nel versetto 6, che dice anche la lingua è un fuoco, il mondo dell'iniquità, così posta come fra le nostre membra la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corpo della vita ed è infiammata dalla gemma. Mamma mia, meglio che la tengo a freno la mia lingua, perché può infiammare, può incenerire, può fare danno. Meglio che d'ora in poi penso sempre bene. Domani è domenica, e allora domani mattina io, appena mi alzo, mi lavo, mi vesto e me ne vado giù nel mio giardino a pulire un pochettino il mio giardino. Guardate, mi sto programmando la mia giornata. Faccio un paio di ore a zappare, appena stanco un pochettino me ne salgo verso casa, controllo qui le chat, mi lavo, mi vesto e poi mi preparo i filmati che ho generato adesso con voi. Questa live che la sdoppio e la programmo per le 24 ore dell'indomani, il lunedì. Mentre mia moglie mi chiama per mangiare, mangio, quando finisco di mangiare di nuovo cambio le live, dico grazie al fratello che mi ha mandato la rosa, finisco e domani voglio preparare qualcosa di bello. Dovrei iniziare a cantare, dovrei prepararmi per fare qualche canzone a Dio e a Gesù. Domani mi preparo. Prepararsi non vuol dire fare una canzone, vuol dire smuovere le molecole del cervello e preparare un testo. Mentre preparo questo testo, chissà se non finisco domani, sarà dopodomani, ma già passa il tempo. Mentre passa questo tempo, devo incanalare i video in YouTube. Dopo YouTube c'ho da controllare tutti i miei profili e già mi chiama mia moglie di nuovo per mangiare la cena. Finisco la cena, mi devo preparare le live di nuovo e sono di nuovo con voi fino a tardi sera.
finisco di voi e me ne vado a letto, nella pace del Signore. Guardate che di tutto quello che ho detto non cambierà niente, niente, niente. Non cambierà niente, perché l'ho programmata e la eseguo, la eseguo, non sgarro, non vado altre parti. E così dovete fare voi. Controllatevi, controllate la vostra vita, siate idoni, pregate, amate, e se volete che qualcuno vi faccia qualcosa a voi, prima voi fatela agli altri, e poi gli altri lo faranno a voi. Sta scritto qui, nella parola di Dio, tutto ciò che voi volete che gli altri fanno a voi, fatelo prima voi agli altri. E ci sono tanti esempi. Persone che sono al ristorante oppure al bar, vedono entrare qualcuno, prima gli dicono: vieni amico che ti offro, cosa vuoi, un caffè, un tè, una camomilla, vuoi un gelato, cosa vuoi? Vuoi una lecca a lecca o un bombolone, cosa vuoi? Una bella alla lattuga, bravo. Per piacere, una bevanda alla lattuga a fratello Fred Mercurio. Fratello Fred Mercurio, quando io ci ho offerto questa bevanda, lui, se per caso lui si trova dentro il bar, guardate, mi ha mandato un cuore, hai visto? Un cuore mi ha mandato. E avete visto? Due cuori, mamma mia! Che bello, vedete? Vedete come viene? Avete visto come viene? Ma se per caso io entro nel bar e c'è fratello Fred, lui non è che fa finta che non mi vede. Come mi vede, dice: oh fratello Angelo, qua sei, cosa vuoi che ti offro? Un caffè. Avete visto? Ciò che noi vogliamo che gli altri fanno a noi, noi lo dobbiamo dare agli altri. Fratello Fred è diventato il primo del Team, ha vinto un premio con queste rose e cuori che mi ha mandato. Avete visto? È stato premiato da TikTok. C'è più piacere nel dare che nel ricevere. Avete visto? Avete visto? Fratello Fred ha avuto soddisfazione che mi ha dato due cuori e tanti cuori girevoli ed emoconi. Ma capite, la realtà è questa. Se noi vogliamo che gli altri ci danno qualcosa, noi dobbiamo fare del bene. Lo vedete? Prendiamo modo altri episodi. Gesù cosa dice nella sua parola? Vediamo se centriamo il messaggio. Gesù dice sulla parola,
chi mi ha visto nudo e mi ha vestito sarà benedetto. Quando fui carcerato e mi avete visitato, sarete benedetti. Quando non avevo mangiare e mi avete dato da mangiare, sarete benedetti da me. Ma chi lo stava ascoltando gli disse: ma quando noi ti abbiamo visto nudo e ti abbiamo vestito? Quando? Quando ti abbiamo visto in carcere e ti abbiamo visitato? Quando eri morto di fame e ti abbiamo dato da mangiare? E Gesù dice nella sua parola: quando voi avete visto una persona nuda e l'avete vestito, avete vestito me. Quando voi siete andati nei carceri, una volta ogni 1000 anni, a trovare un detenuto che non ci va nessuno a visitarlo, avete visitato me. Quando avete dato da mangiare a qualcuno che aveva fame, avete dato da mangiare a me. Vogliamo capirle i risultati della parola di Dio e li vogliamo mettere in esercizio. Questa parola è la strada diritta che non ci fa perdere mai. Se noi seguiamo questa parola diventiamo illustri, sapienti, amati, stimati da tutto il mondo, perché non possiamo deviare più, perché abbiamo come un magnetismo che più la leggiamo più ci attrae. Sembra una calamita, avete capito? E più ne mangiamo, più fame abbiamo di questa parola. E questo avviene se noi l'amiamo. Se noi amiamo questa parola, lei si fa divorare da noi. Ve lo dico sinceramente. Io da quando ho detto di amare questa parola, ho detto di amare Dio, perché questa parola è Dio, questa parola è Gesù. Quando noi amiamo questa parola, amiamo Dio. Invece ci sono delle persone che questa parola l'amano a dipende dai versetti, a dipende l'epistola, l'amano e gli altri la disprezzano, anzi non la leggono mai. Chissà perché no, non ci fa simpatia Gesù quando noi abbiamo bisogno di Lui. Anche Lui ci scarta. Ma perché Gesù mi hai scartato? Perché io ho letto la Bibbia. Sì, hai letto la Bibbia. Ma quale? Quella che ti faceva piacere. Nel momento che io ti dovevo istruire,
nei punti che ti dovevo lavare, i piedi, le mani, il tuo viso, tu l'hai rifiutato. Dove ti dovevo strigliare con i miei sensi positivi, tu l'hai messo da parte. Tu ti sei preso solo il meglio, che non ti sei abbassato. Questo dirà Gesù a ognuno di noi. Quando noi prendiamo la Bibbia per leggere solo un salmo, magari il più bello, il Salmo 23, che è piccolino, così chiudiamo la Bibbia e la prendiamo fra qualche mese, oppure fra qualche anno. No, cari nella grazia, la Bibbia si legge ogni giorno. Non si distacchi di voi questa famosa parola, perché nell'attimo che voi distaccate questa parola da voi, voi state distaccando Dio. Dovreste attaccarvela alla cintura, questa parola. Solo così potrete avere quello che state avendo. Qui dal versetto 7, sempre per chi è entrato da poco, stiamo leggendo Giacomo capitolo 3. Siamo nel versetto 7 che dice: infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili e di animali marini può essere domata ed è stata domata dalla razza umana. Infatti l'uomo doma il cavallo, ci sono tanti domatori di cavalli, chi doma i cani, chi li istruisce, che li fa diventare come segugi, trovano anche le cose nascoste, sapete quelle proprio, mi capite, vero, non li posso nominare, cani che di caccia, che li adeguano e li insegnano per andare a portare fuori i conigli che sono nelle tane. Qui dice che l'uomo può domare tutto. Qui dice che può domare tutto. Può domare anche il nostro cervello, l'uomo. Io con l'aiuto di Dio sto riuscendo a entrare dentro i cervelli umani, su tutti. Sto entrando anche nelle live. Ma questo non è un vanto, perché Dio vede che io quello che sto facendo tutto per aiutare il mondo. Fatelo anche voi, dominate i vostri pensieri, diteglielo a Dio e a Gesù, cosa volete fare con i doni che Dio vi darà. Prometteteci a Dio cosa farete di quel che Lui vi distribuirà. Se voi siete sicuri di mantenerlo e date delle prove, Dio vi darà quello che state chiedendo.
E così possiamo dominare tutto l'universo, perché presto non ci saranno più questi telefoni, neanche i computer. Presto, 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 non vi dico le date, ma presto, presto non vuol dire domani, e neanche dopodomani, e neanche il mese prossimo, questo vuol dire presto. Questi computer, questi telefoni, queste connessioni non ci saranno bisogno più, perché noi controlleremo così il mondo, così, così, e con il nostro pensiero entreremo su ogni cervello umano, condivideremo, parleremo e faremo qualunque azione. Non avremo bisogno né di telecomandi, né di mouse, né di mouse, né di computer, né di telefonini e né di connessione. Risparmieremo un mucchio di quadrini. Non saremmo più sapienti. Fatelo, trasformatevi nella sapienza umana. Dio vuole che voi vi trasformate, sentendo questo dovrebbe fare di voi delle persone nuove stasera, sapendo che c'è un'opzione del genere. La vita continua. Se noi ci inginocchieremo tutti davanti a questo benedetto Gesù e daremo il nostro cuore a Lui, saremo come gli angeli qui sulla terra. Saremo trasformati ad angeli volanti che voliamo. Nel versetto 8 dice: ma la lingua nessuno uomo la può domare, è un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Vedete? Ma c'è un modo. Se vogliamo domare la lingua, c'è un modo. Invece di parlare noi, parla lui. Questo. Thank you.
così bella la mia pace. Figlioletti miei, è così dolce venire a me. Per chiunque le hanno assaporato, sono state benedette da me. Oggi, se sentite la mia voce, il mio parlare, non è nuovo, ce l'avete sempre davanti, nella parola che vi ho lasciato. Non distaccatevi mai da essa, perché sarete sempre vicino a me. Ve l'ho lasciata per avere un supporto per il vostro spirito, per la vostra mente. E che cosa ne avete fatto? Ognuno si è fatto i fatti suoi. Non avete neanche pensato un istante. Cosa faccio? Perché mi sto allontanando? Cosa mi ha fatto questo Dio? Intanto che mi ama così tanto, perché lo bestemmio? Perché ci sto lontano? Non avete neanche pensato queste parole. E mentre vi state dicendo, dove mi sto trovando? Dove sono? Perché sono qui? Oggi. Se siete qui è perché qualcuno vi ha avvisato. Perché dovevate vedere qualcosa che non avevate visto mai. Qualcosa che questa notte e le altre notti, mentre vi addormentate, lavorerà nella vostra psiche, nel vostro cervello, nei vostri muscoli, nel vostro cuore e in tutte le parti del vostro corpo si accenderà un fuoco d'amore, un fuoco di gioia, perché avete assaporato l'amore vero. Avete assaporato la gioia, la sicurezza. Oggi siete ritornati a me. Tutti quanti. Annienterò tutte le cose che vi stanno dando fastidio. Ucciderò l'insetto che rosicchia i vostri alberi, le vostre piante. Ucciderò tutti i microbi che avete addosso.
toglierò le paralisi, toglierò tutte le angustie che avete nel vostro cervello, le ansie, le depressioni, le malattie venarie, toglierò tutto. Se venite a me sarete purificati da ogni problema, da ogni difficoltà, sarete plasmati da me come non siete mai stati da nessuno. E se tutti venite a me attraverso il mio figlio Gesù, cambierò questo mondo. Perché già l'ho declutato alla fine. Così sarà per la mia parola. La luce. Grazie, Signore.